Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E allora oggi, come vi avevo promesso, proviamo sul campo, ho messo a bagno il nostro pennello di maiale o cinghiale che sia, amici della Pogonotomia 2.0, che mi hanno chiamato così, scherzosamente. Eccolo qua, dopo una notte di ammollo. E lo proviamo con gli ingredienti di alta qualità. Allora, proviamolo con innanzitutto sapone di Varesino, 70° anniversario, eccolo qua. 100% vegetale e triple milled, eccolo qua. E lo proviamo con Homelike Shave Razor Start rosso. Questa volta con un pettine diverso, però con il pettine, con il gap, non so se si vede qua. Forse si legge male, ma non credo che si legga. Comunque il gap non è il 0,69, ma è lo 0,90, quindi più aggressivo, diciamo, dovrebbe essere più incisivo. Barba di 2 giorni. Andiamo subito a scaldare l'acqua. Eccolo qua. Vedete che dopo 4 giorni di rodaggio inizia ad ammorbidirsi. Chiaro, è una setola coriacea, non è una setola. Eccolo qua, ecco. Allora, un po' d'acqua calda nel sapone, giusto per creare un po' di lavorarlo un po' il sapone, vedete quel pelo d'acqua è proprio, perché proveremo il montaggio in viso, perché noi abbiamo pensato a questo pennello con il manico molto corto per il montaggio in viso, anche una volta che prima in ciotola, tanto l'acqua sta, è stata assorbita, forse è finita addirittura dietro. Ma iniziamo. Chiaramente un giudizio completo sul pennello potrò dare dopo una ventina di giorni, 15 giorni di utilizzo, perché il maiale, come voi sapete, a differenza degli altri materiali, tipo il tasso, che insomma, più delicato, più elegante, più raffinato, e rispetto al sintetico necessita di un'usura maggiore, deve fare le doppie punte, le triple punte addirittura. Il maiale è particolare, insomma, va messo a bagno, è un tessuto animale, un pelo animale che non a tutti piace e che necessita di. Deve essere apprezzato, insomma, ecco, diciamo così. Allora, vediamo con questo quantitativo di sapone se riusciamo a fare un montaggio in viso. Ecco qua. Allora, faccio scorrere l'acqua perché servirà acqua per il bagno in viso. Però non ho armato ancora il rasoio, lo armo dopo. Poi ci vuole una bella iniezione di acqua. Un po' d'acqua.
Spennello fa un buon lavoro. Allora, visto che non abbiamo ancora messo la lama, Paul Silver. Eccola qua, Super Iridium. Vi faccio anche vedere se si vede il gap, se si vede che è 80, eccolo qua, 0,90, 0,90. Allora, super iridium, andiamo con l'iridio, che non è radioattivo, eh. Allora, ecco qua. Proviamo subito da 0,90. Mamma mia. L'effetto è incredibile, la lama neanche si sente, eppure si capisce che portano via tutto. Premetto che ho un red point qua, fatto l'altro giorno, quindi si sanguina, non è una cosa di oggi. Ma l'altro giorno ho commesso un errore in quella zona. Super gestibile questo 0,90. Devo dire che io pensavo a un'aggressività maggiore, invece è molto esposto, cioè molto, insomma, è esposto il giusto, ma la ingegneria del rasoio lo rende gestibile. Qua. Cerchiamo il viso. Ecco qua il secondo montaggio. Aggiungiamo un po' di sapone. Ecco qua. Andiamo di obliquo.
Tart Razor russo della Omni Shaving, Gap 090. Obliquo scorre che è un piacere, anche grazie al Varesino che ben protegge. Qui c'è il red point, sono un po' attento. Ok. Fare un contropelo leggero, se volete, no? Vedete, mettiamo un contropelo leggero, sciacquo il viso, facciamolo solo sotto, ecco qua, un contropelo leggero. Beh, direi che tutto bene. Piccola rifinitura. Ecco, anche quando c'era il point ho limitato i danni. Ecco qua. Allora, sciacquiamo. Diamoci una sciacquata con l'acqua fredda. E puliamo bene tutte le nostre schifezze. Montaggio in viso, io sono un po' irruento, mi rendo conto che c'è chi è molto più elegante di me. Allora, ma questa è una zona della maglia che vuole fare la barba, quindi. Allora, tanto abbiamo ottenuto BBS, che non è poco. Adesso andiamo ad analizzare ogni componente utilizzato e poi ci diamo un po' di nuova barba. Allora. Magari mettiamo un po' di astringente del nostro Witch Hazel, così almeno siamo ancora più protetti.
Allora, iniziamo dal rasoio. Questo l'avevamo già provato con il pettine 0,69. Adesso lo usiamo con il pettine 0, con il pettine 0,90. Efficacissimo, ma non si sente, cioè non dà l'impressione di essere cattivo. Quindi è consigliato anche per chi cerca una rasatura dolce. Ora, magari è la mia mano che è una mano allenata, ma devo dire che io ho provato rasoi di questa esposizione e li ho sentiti, insomma. Questo no. E vedete che mi ha lasciato nessuna irritazione, niente di niente. Andiamo a disarmarlo. Non si prende mai così, mai. Chiaro che se uno ha una mano esperta lo può fare, ma se uno è un principiante, mai. Quindi faccio ammenda da solo, poi con l'esperienza si fa, ma la regola è che le lamette si prendono solo dal lato non tagliente. Io pulisco sempre tutti i componenti singolarmente, poi il rasoio nella sua complessità, unità. Eccolo qua. Quindi questo qua è un pezzo eccezionale perché ha una qualità costruttiva e una efficacia notevoli. E un prezzo, secondo me, assolutamente sotto il valore reale dell'oggetto. Quindi, bravissima la come si chiama direttamente? Home Like Shaving. Eccola qua, la scatola. Bravissimi che hanno fatto questo rasoio che si chiama appunto Start, mi sembra, ma bravissimo. Questa versione polished, la versione lucida, c'è anche una versione opaca. Sapone di giovanesino, grande qualità, grande qualità. Come qualcuno di noi ha detto, un burro delicatissimo. Iperprotettivo, quindi probabilmente anche i risultati dipendono dalla protezione che questo 70° anniversario mi ha dato. Grande protezione, grande qualità, hard soap, sapone duro, anzi parliamo in italiano. E queste Paul Silver si sono dimostrate scorrevoli, insomma, efficaci. Lamette polacche, c'è anche la scritta, polacco. E se andiamo a mettere nuova barba, sempre lui, 70° anniversario, Varesino. Vedete gli oli essenziali che navigano nel liquido. Si vede, spero. Anche questo qua è delicato. Leggermente denso. Vedete che è un po' denso? Lubrifica. Piace. Stiamo parlando di un prodotto di grande qualità che è questo, eh? 70° anniversario. Passiamo all'esaminato della giornata, il nostro pennello, amici della pomodomia 2.0 in maiale. Allora, oggi non ha perso peli, il rodaggio è continuo perché non è ancora finito, ma per essere un maiale da 15 euro, secondo me, cioè io non sono pentito di averlo acquistato, insomma. Chiaro, stiamo parlando di un pennello da 15 euro, stiamo parlando di un pennello di maiale, che va, come dire, a cui si deve chiedere quello che si può chiedere a un maiale. Quindi non sarà sicuramente il pennello col backbone più confortevole, ma è un pennello che monta la qualunque. Perderà qualche pelo sicuramente, ma alla fine è folto, cioè ne ha persi qualcuno in questione di rodaggio, ma vedete che non c'è nessun problema. E ancora, secondo me, cederà ancora un po', ma soprattutto questo manico, che io l'ho molto azzeccato, e qui ringrazio Luca Esposito che l'ha individuato lui, consente un montaggio in viso agevole, anche se il sapone non si prestava perfettamente, perché il sapone, secondo me,
smonta meglio in ciotola, però mi ha consentito un montaggio agevole. Chiaro, il maiale è una setola particolare, una cosa che insomma non a tutti piace, ma noi volevamo averne uno ed eccolo qua. Benissimo, signori, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona domenica e vi ringrazio per esservi iscritti al nostro canale YouTube, alla pagina di Facebook, di seguirci su Instagram e anche ovviamente sul gruppo di Telegram che trovate il link. Qua nella pagina di YouTube, nella pagina della home. Grazie a tutti, buona domenica e buona barba a tutti.